Oggi ci sarà l'udienza del rito abbreviato del processo Mendez. Come ha proceduto la difesa? Beh, è una difesa che viene da lontano, è un anno che erano in corso le indagini, a maggio c'è stata la chiusura e abbiamo scelto la strada assieme ai miei consulenti del giudizio abbreviato, in quanto diciamo che gli accertamenti poi da esplicare erano abbastanza limitati e forse un processo in assise sarebbe stato un pochino troppo oneroso. L'abbreviato non è stato semplice, abbiamo condizionato la nostra richiesta all'escussione sia del mio medico legale che del consulente sopralluoghista Nicola Caprioli, che ha proceduto alla ricostruzione della criminodinamica e della scena del crimine per capire effettivamente come sono andate le cose tramite l'utilizzo della BPA, cioè la Bloodstain Pattern Analysis, che permette tramite le tracce di sangue di ricostruire per quanto possibile i fatti occorsi durante gli eventi, ecco. E come si procede con la BPA? Guardi, è una tecnica abbastanza innovativa, utilizzata diciamo, in casi di grossa rilevanza anche sul territorio nazionale. Basta ricordare. Per Genova è una novità, mi pare di capire. Per Genova diciamo che è una novità, viene utilizzata, come le dicevo, in casi particolarmente importanti, abbiamo cogne, erba, comunque è stata utilizzata in casi diciamo, di rilevanza nazionale. In questa situazione, nello specifico, ci è sembrata l'unica tecnica utilizzabile per poter appunto ricostruire i fatti che sono avvenuti quel giorno qui su Genova. Non essendoci testimoni, non essendoci altri tipi di informazioni, l'unica tecnica applicabile era proprio questa della Bloodstain Pattern Analysis. Quindi noi siamo andati ad analizzare anche di persona la scena del crimine, quindi entrando a distanza di poco tempo sui luoghi del fatto per renderci conto di quelle che erano le tracce ematiche presenti all'interno dell'abitazione. A fianco a questo lavoro, diciamo fatto personalmente, abbiamo analizzato le fotografie fatte dalla polizia scientifica il giorno dei fatti e siamo riusciti a, dal nostro punto di vista naturalmente, a ricreare quella che è stata la dinamica a corsa all'interno dell'abitazione e all'interno delle scale. E ci può dire qualche cosa di più in merito alla dinamica? O? Diciamo che la dinamica a noi appare abbastanza chiara, nel senso che ci siamo resi conto dall'analisi delle tracce ematiche che ci sono state più fasi in cui c'è stata diciamo, una sorta di colluttazione tra le due persone che poi ha portato purtroppo alla morte del Rossi, che si discosta un po' diciamo, da quella che era la tesi accusatoria, diciamo così. Quindi non possiamo essere più precisi in questo momento, visto il momento, però diciamo che la nostra tesi è un po' diversa rispetto a quella dell'accusa. Questa è una tecnica che studia la conformazione delle macchie, è così? Come funziona? Allora, in pratica si va a studiare le caratteristiche delle macchie di sangue, in particolare si va a studiare la grandezza, la morfologia, la distribuzione all'interno degli ambienti, la posizione di queste macchie di sangue, la quantità delle macchie di sangue. È una tecnica abbastanza particolare, nel senso che, come le dicevo prima, non è nota a tutti, non è nota al grande pubblico, forse anzi da un punto di vista televisivo gli appassionati diciamo di serie crime la conosceranno per il telefilm Dexter, per la serie televisiva Dexter. Allora diciamo che quella è un po' un'esagerazione rispetto a quelle che sono le caratteristiche di questa tecnica, anche se diciamo il metodo di applicazione è quello che poi viene mostrato all'interno del telefilm. Come le dicevo, in molte situazioni è il sangue o le tracce ematiche sono l'unico elemento che ti possono dare un'informazione rispetto ai fatti avvenuti all'interno di un'abitazione, ai movimenti, quindi agli spostamenti dei soggetti e come hanno interagito i soggetti, e quindi rimane effettivamente ad oggi l'unica tecnica di crime scene reconstruction, diciamo così, che si basa comunque su degli elementi oggettivi e non sull'interpretazione del soggetto che va ad applicare la tecnica. Quindi quello che si vede nei telefilm è reale, nel senso si riesce a capire dalla macchia di sangue quanto potesse essere alto un aggressore? Più diciamo che di questo tipo di caratteristiche sono più cinematografiche, diciamo si riesce a capire come si sono spostati i soggetti all'interno degli ambienti, quale può essere stata la posizione dei soggetti durante la lotta, la colluttazione o comunque la genesi diciamo, delle tracce ematiche, se effettivamente, ecco, per esempio può essere utilizzata per
confermare o screditare la versione fornita per esempio dall'aggressore oppure la versione fornita da un testimone, no? Perché comunque le tracce ematiche sostanzialmente non mentono. Se io trovo delle tracce all'interno di un'abitazione, non posso dire che all'interno di quell'abitazione non è avvenuto nulla, no? E quindi sono sostanzialmente le tracce che testimoniano i fatti che sono poi avvenuti sulla scena del crimine. Entro quanto va fatta questa analisi? Allora, diciamo che la metodologia diciamo migliore sarebbe quella di avere un esperto in loco che successivamente a rilievi di polizia scientifica entra sulla scena del crimine e quindi fa questo tipo di accertamento nell'immediatezza dei fatti. Naturalmente non è sempre utile, sono appunto, come dicevo prima, delle situazioni particolari. Negli Stati Uniti, dove la tecnica diciamo si è diffusa in maniera capillare direi negli ultimi vent'anni, i grossi dipartimenti di polizia hanno all'interno un esperto che fa appunto questo genere di ricostruzione, quindi interviene subito dopo la polizia scientifica e in alcuni casi interviene anche insieme alla polizia scientifica, perché per esempio quando si deve andare a campionare le tracce ematiche all'interno di una scena del crimine, l'esperto di BPA riesce a riconoscere magari se quei pattern ematici sono stati generati da azioni diverse, quindi per esempio se c'è una colluttazione corpo a corpo con un coltello e una spranga di ferro, diciamo così, il pattern, quindi lo schizzo ematico che si va a generare è completamente diverso e quindi anche la campionatura di questa traccia potrebbe dare delle informazioni circa i soggetti che hanno partecipato all'azione criminosa. Diciamo. E quindi sull'arma del delitto anche. E quindi può dare delle informazioni per esempio sull'arma del delitto. Cogne, che è stato diciamo, il caso di maggiore rilievo, diciamo, dove questa tecnica è venuta fuori, uno dei tentativi è stato proprio quello, cioè ricostruire la distribuzione delle macchie ematiche per capire quale poteva essere naturalmente non l'arma del delitto, ma la tipologia dell'arma del delitto. E per quanto riguarda l'iter processuale invece come procede? Ma oggi appunto dovrebbero sentirsi i nostri consulenti e il consulente del pubblico ministero che aveva nominato ai tempi un medico legale che aveva proceduto anche all'autopsia e successivamente in ottobre, se non ricordo male il 18, ci sarà l'udienza di discussione dove ci saranno le requisitorie del PM, della difesa e della parte civile, perché il papà del Rossi si è costituito parte civile e dovrebbe esserci già in quella giornata la sentenza secondo le indicazioni. Poi non sappiamo se sarà una camera di consiglio rapida o un pochettino più lungo, se il giudice si riserverà la sentenza, comunque nel giro di qualche mese dovremo avere l'esito del processo. Speriamo positivo, confidiamo positivo.